Un grazie particolare alla protagonista assoluta di questa serata, l'organista maestro Livia Sandra Frau. Il primo tipo di cui abbiamo molte immagini è l'organo nel Medioevo. Nel Medioevo abbiamo un organo così piccolo, con pochissime canne, che si porta in processione su un carro. Il suonatore con una mano aziona l'aria, il mantice, con un'altra mano fa qualche nota lunga e la gente canta. Per entrare un po' in questa atmosfera ho messo appunto, cerchiamo di immaginarci di tornare indietro nel tempo, di stare al seguito di un carro dove c'è un organo positivo, portativo, e per dare questa sensazione userò un registro che si chiama ottava, cioè la metà delle canne diciamo di base di questo strumento, solo l'ottava, che probabilmente era il suono di queste piccole canne. Qualcuno avrà riconosciuto questa lode presa dal Laudario di Cortona. Chi ha una certa età come me, insomma, si ricorda nel film di Franco Zeffirelli, queste stesse note furono cantate con le parole della preghiera semplice di San Francesco, ma in realtà questa era l'originale, dedicata alla Madonna. La prima composizione che adesso sentiamo veramente affidandoci allo strumento, questa toccata quinta sopra i pedali, l'ho scelta perché, poi converrete con me, ha qualche cosa nella musica che ci ricorda le nostre tradizioni musicali, qualche passaggio, qualche nota particolare, ce l'abbiamo già nelle orecchie, ci può ricordare insomma quando sentiamo le launettas, i brani che sono nella nostra memoria. Frescobaldi è stato uno dei più grandi
musicisti italiani, se non ci fosse stato Frescobaldi non ci sarebbe stato neanche Bach. Un musicista dalla Germania, Jakob Froberger, attirato dalla fama di Frescobaldi, che era molto attivo nella città di Roma, arrivò per fare un po' di mesi di lezione con questo maestro, fu folgorato dalla sua arte e rimase più di un anno e portò le tecniche di Frescobaldi in Germania.